Martinello De Wilde, e proprio Martinello De Wilde indossano oggi la maglia rosa dei leader. Decisiva è stata l'americana della sera, un'americana che ha fatto perdere un giro alle coppie di Villa, Llaneras e Enrique. Si può dire comunque che la Sejourney vive su di un grande equilibrio, un equilibrio che si romperà probabilmente soltanto sabato e probabilmente soltanto con l'ultima prova. Buon pomeriggio dal forum di Assago, è la terza giornata della Sejourney di Milano e siamo ovviamente ancora in diretta dal forum, ma naturalmente oggi non vi parleremo soltanto di Sejourney che è arrivata a metà del suo percorso, vi parleremo anche di giochi olimpici in Giappone e vi parleremo anche di calcio perché oggi mercoledì si gioca il campionato. Anzi, cominciamo subito a presentare questa giornata calcistica in attesa di vedere poi in diretta la prima prova di Derni. Vedete che i Derni già si stanno scaldando. Vediamo subito il servizio di Bruno Pizzul per presentare la giornata calcistica. Mazzen che ha vinto già una tappa, ricordiamo è la terza tappa della Sejourney, Sejourney che si concluderà sabato. Intanto vedo nella zeriba, vale a dire nella zona riservata al riposo dei corridori, Bulvarelli, linea d'Auro. Ecco qui con Andrea Colinelli che è il vincitore della prima giornata, siete settimi in classifica, tu e Wolf. Sì, siamo a due giri. Uno purtroppo perché non abbiamo ancora raggiunto i 100 punti e quindi stiamo cercando di fare più punti possibile per passare questo muro. E uno perché l'abbiamo perso ieri sera nella prima americana e purtroppo adesso siamo lì, sperando di recuperare. Il pronostico di Colinelli, velocissimo su questo Derni. Ma su questo Derni vedo molto bene De Wilde che ha molta esperienza, poi vedremo alla fine. Linea De Zan. Allora c'è Davide Cassani che vuole correggere Colinelli. Mi sembra che Colinelli abbia detto che non ha ancora raggiunto i 100 punti, però nella corsa precedente ha largamente superato, quindi ha guadagnato un giro da due, si è portato ad un giro dalle tre coppie di testa avendo 108 punti. Mi sembra giunto il momento allora di riassumere, mentre con il numero 10 vedete in prima posizione l'argentino Perez. Allora, intanto vi ricordiamo che con il numero 2 c'è De Wilde, la maglia rosa, il 7 è Mazzen, il 3 è Villa, il 4 è Wolf, il 10 è Perez, l'8 è Ermeno, il 13 Van Slyck. La classifica De Wilde e Martinello al comando con 157 punti contro i 128 di Kappes, Tedesco e Baffi. In terza posizione appunto i danesi Mazzen e Beggerby con 75 punti, tre sole coppie a giri pieni, mentre vedete con il numero 10 sempre Perez, allora tre coppie al comando con giri pieni, poi con una tornata di ritardo gli svizzeri Béchard e Risi, 170 punti, 124 per Gilmore Villa, poi Wolf e Colinelli 108 e Alzamora Llaneras 64. Queste coppie hanno un giro di ritardo, due giri di ritardo per Braicchia e Fulst, 43 punti, tre giri di ritardo per Perez e Courouchet e 72 punti, cinque giri di ritardo per due coppie, Steinweg e Cannone con 25 punti, mentre vedete che l'allenatore ha fatto segno e la nostra regista ci ha appunto riproposto il replay, ha fatto un cenno a Perez proprio per dirgli stai attento che ci stanno attaccando. Allora con 5 giri di ritardo Cannone, Steinbeck 25 punti, 23 punti per Monen e Dermenu, sfortunatissimo Dermenu è caduto nel corso della prima giornata, è stato fermo per una tappa, poi 12 tornate di ritardo per Doric, 40, 35 punti, 12 tornate di ritardo per Vaslaig, Frigo, 15 punti e quindi 13 giri di ritardo per Benetton, Citton, 13 giri di ritardo e 47 punti. La situazione, mentre con il numero 4 vedete il tedesco Wolf che va all'attacco di Perez quando mancano 4 minuti
alla conclusione dei 10 minuti regolamentari, poi ci saranno i 10 giri conclusivi. Riepiloghiamo velocemente anche la classifica generale della Sei Giorni Junior, che infiamma i pomeriggi qui al Forum di Assago. Al comando i veneti Zambelli Colombini con 53 punti, altri due veneti Stefani e Gelain a 43, poi lombardi Stefano Lugana e Alessandro Freri 40 punti, 34 per i lombardi Biondo e Menaspa, mentre in quinta posizione i trentini Falcomata e De Gasperi con 33 punti. Ricordiamo che la selezione per quanto concerne le coppie della Sei Giorni Junior, vale dire atleti 17 e 18 anni, viene effettuata dai comitati regionali. Davide Cassani. Sì, è compito dei comitati regionali scegliere le coppie che stanno gareggiando qui, e ogni comitato regionale ha un selezionatore, un responsabile, e tutti i corridori di interesse nazionali per quanto riguarda la pista sono stati chiamati, sono stati selezionati per fare esperienza a questa Sei Giorni di Milano. Una grossa opportunità per questi ragazzi per avviarsi poi a eventuali campionati del mondo e comunque a una buona attività su pista. Mentre la nostra registra ci ripropone l'attacco del francese Hermenot, che è al rullo, è improprio dire rullo, ma comunque è nella scia di Marechal. Allora al comando c'è il francese Hermenot in seconda posizione con il numero 4, vedete, Wolf, poi in terza posizione con il numero 13 Van Slyck, poi con il numero 10 Perez, mentre in ultima posizione c'è Etienne de Wilde che è il leader della classifica generale insieme a Martinello. Sono state le due prove conclusive della tappa di ieri, la seconda per la precisione, vale a dire la dietro Derni e l'americana, a riportare in vetta la classifica De Wilde e Martinello. Ma attenzione, Etienne De Wilde va al contrattacco, si è già portato in seconda posizione ed ecco Etienne De Wilde, che abbiamo appena visto in coda al gruppo, ha superato tutti gli atleti ed ora è nettamente al comando nella scia di Zilar. Eccolo qua, è il più così caratteristico tra gli Steyr, 120 kg per questo olandese che fa spettacolo, spettacolo tecnico e spettacolo folcloristico. Allora l'olandese Zilar guida il Derni, nella scia del quale troviamo Etienne de Wilde, il belga che tra l'altro è stato campione nazionale su strada, poi campione mondiale nella corsa a punti. Netto ormai il vantaggio di De Wilde, che incamera nuovi punti utilissimi nella classifica generale. De Wilde con Martinello è la coppia che gode dei favori del pronostico ed è la coppia che sta aumentando il proprio vantaggio. Intanto c'è un incidente meccanico della moto di Barazza, è scesa la catena e quindi è costretto al ritiro. Mentre ormai manca un minuto e 13 alla conclusione dei 10 primi regolamentari, poi 10 giri. Oggi ci saranno di scena anche le donne. Sì, c'è una importante due giorni riservata alle donne, tre gare questa sera, due gare domani sera. In lizza la campionessa olimpica Bellutti, la campionessa del mondo su strada Cappellotto ed altre 12 ragazze. Grande spettacolo anche in campo femminile. Ma Madsen non si arrende, ora va all'attacco di De Wilde, mentre in terza posizione c'è Villa in terza posizione, attacco di Madsen, maglia rossa, passa Madsen. All'interno c'è la maglia rosa, ricordiamo, vi abbiamo già detto varie volte, che la Sei Giorni ricalca nelle sue linee generali le grandi corse a tappe. Ogni giorno tutte queste gare, che possiamo definire di contorno, ma grazie alle quali gli atleti guadagnano punti, ma la classifica si ottiene grazie ai giri persi o guadagnati nell'americana. De Wilde ritorna in prima posizione, maglia rosa, maglia che contraddistingue il leader della classifica generale, ha respinto l'attacco di Madsen, mentre ora va all'attacco Villa. Sono gli atleti dell'Interland di Crema che infiammano questa Sei Giorni. Villa è infatti di Montodine,
mentre Baffi e Di Vailate si allenano insieme. Ecco Villa Villa che in questo momento è in quinta posizione nella classifica generale, ha vinto insieme a Martinello 5-6 giorni e la coppia regina. Gli organizzatori hanno deciso di dividere proprio Martinello e Villa proprio per rendere più incerta questa 6 giorni che con Villa e Martinello avrebbe avuto sicuramente fin dalle prime battute la coppia nettamente favorita. Martinello e Villa hanno vinto 5-6 giorni quest'anno contro le 4 degli svizzeri Risi e Béchard, hanno vinto le 2 precedenti edizioni su questa pista al Forum e quindi Martinello è stato accoppiato a De Wilde mentre Villa è in coppia con l'astro nascente delle 6 giorni, l'australiano ora naturalizzato belga Kilmore. La situazione è Etienne de Wilde, maglia rosa al comando quando mancano 3 giri alla conclusione. Madsen maglia rossa va ancora all'attacco di de Wilde, i punti a disposizione 5 punti al primo, 4-3-2-1 la quinta coppia ed è Villa ancora all'attacco, all'interno c'è de Wilde, all'esterno attacco di Villa quando mancano 2 giri alla conclusione di questa prima delle 4 gare riservate ai Derni. Nella seconda ci saranno Baffi, Béchard, Alzamora, Braicchia, Steinbeck, Doric e Benetton. Nella terza Martinello, Velgervi, Gilmore, Colinelli, Curuscè, Monen e Frigo. Attenzione Villa, siamo allo sprint, Villa passa e Villa vince. Allora Villa, De Wilde, Madsen nell'ordine e poi in quarta posizione Wolf, primo piano di Marco Villa che ha vinto il Derni, linea Giorgio Martino. Stiamo rivedendo il replay di questo avvincente finale con Marco Villa che è riuscito proprio all'ultimo con il classico colpo di reni a superare De Wilde. Queste sono proprio le caratteristiche situazioni da 6 giorni, quei momenti che infiammano il pubblico. Rivediamo ancora questo replay del primo Derni di oggi, ne avremo altri 3 nel corso della giornata e adesso però giriamo pagina, ci spostiamo dalla 6 giorni di Milano ai giochi olimpici invernali, un'altra medaglia per l'Italia, un problema di doping e il consueto problema. E siamo di nuovo al Forum di Assago, ci eravamo lasciati prima del collegamento con il Giappone con quel bel successo di Marco Villa nel Derni e Marco Villa adesso è al microfono di Auro Bulbarelli per raccontarci un po' quello che ha fatto. A te Auro. Siamo qui con Marco Villa, il vincitore della seconda gara di oggi, il Derni. La prima agli sprint è stata vinta da Collinelli. Villa, hai attaccato De Wilde a un giro e mezzo dalla fine. Sì, l'accordo con l'allenatore è di stare calmi in gruppo e poi sfruttare quella dote di sprint che ho. E infatti si è messi dietro a De Wilde e abbiamo passato l'ultima curva, penso. Ieri tu e Gilmore eravate in testa alla classifica generale, poi nell'americana un disguido, una foratura per il tuo compagno Gilmore, ora dovete inseguire, siete a un giro di ritardo. Sì, eravamo in testa, dovevamo difendere questa leadership, eravamo indietro di un giro in quel momento, siamo partiti per attaccare, per ritornare a pari delle altre squadre in testa alla classifica, invece Gilmore ha rotto la ruota, ha dovuto fermarsi. In quel momento ci hanno riattaccato gli svizzeri, ci siamo trovati a 2 giri dalla fine, a pochi giri dalla fine. Abbiamo tentato un attacco per andare a pari, ma ci sono venuti a prendere, niente. Quinti in classifica Villa e Gilmore, una scena molto bella che abbiamo visto finito il Derni. Hai superato sul traguardo De Wilde e poi vi siete stretti la mano. Che rapporto c'è tra di voi? Ma io ho iniziato a fare 6 giorni che De Wilde era uno dei corridori più forti. Mi ha accolto molto bene, ha sempre avuto rispetto di me, io rispetto di lui, adesso c'è un buon rapporto fra noi. Linea Martino, grazie a Marco Villa. E continua il ping pong a Sago Nagano, ora tocca di nuovo al Giappone, ci rivediamo più tardi per la 6 giorni.
Ed eccoci ancora ad Assago. Nel frattempo ci sono state altre due gare. Jens Vegerby ha vinto la prova di eliminazione e proprio adesso Adriano Baffi ha vinto la seconda prova di Derni, ma la classifica generale resta immutata con Martinello e De Wilde che sono sempre leader della classifica. Fra le curiosità di una sei giorni, chi, che cosa, quando, come e dove riescono a mangiare i corridori? Alessandro Fabretti cerca di farcelo capire in questo servizio. Marco Villa, accanto ai box dei vari corridori ci sono dei tavolinetti ricolmi di bevande o di sostanze particolari, ci indica esattamente di che cosa si tratta? Beh, le solite bevande gassate, dopo una bibita fatta di acqua con polvere e sali minerali. Che sarebbe questa? Questa. E dopo un termos di tè e un barattolo di miele, adesso non so dov'è. Senti, invece durante la giornata, Marco? Ah, durante la giornata c'è la colazione al mattino appena svegliati, poi... Che cosa mangiate? Ma colazione abbondante, anche a partire dalle uova fino ad arrivare ai cereali, marmellata, pane. Così. Molto abbondante. Sì, anche perché soprattutto qui, adesso sta venendo di moda in altri sei giorni, ci sono cinque pomeriggi, perciò... Dopo la colazione corri 2 o 3 ore, poi ci sono i massaggi, poi mangi e ricorri ancora. La sera finite verso mezzanotte e mezzo, che fate? Andate direttamente a letto dopo i massaggi? No, c'è la mitica spaghettata e dopo si va a letto. Buon appetito. Grazie. Terza ed ultima tranche del collegamento con i giochi olimpici invernali, linea ancora al Giappone, poi torneremo qui, avremo calcio e ciclismo. Ovviamente il nome del suo patron, vale a dire Ivano Fanini. Ivano Fanini è un eccellente talent scout non soltanto di corridori su strada ma anche di corridori su pista. Pensate che in questa sei giorni ci sono 4 corridori che proprio Ivano Fanini ha fatto passare al professionismo. Si tratta di Risi, Béchard, che formano una delle coppie favorite dello stesso Marco Villa, e del danese Vegerby, che abbiamo visto vincere la prova di eliminazione pochi minuti fa. Vediamo dunque questa nuova formazione di Ivano Fanini, l'Amore e Vita 1998, nel servizio di Auro Bulbarelli. Lido di Camaiore, a 2 passi da Viareggio. Il tempo, pioggia, vento, freddo, impediscono l'allenamento. Incontriamo l'Amore e Vita Forza Arcore in albergo. Creata da Ivano Fanini, la squadra è al 7° anno d'attività, 22 atleti, 11 nuovi. Per una formazione che punta tutto sui giovani, ripetere le 21 vittorie del 97 sarebbe già un successo. Il capitano è lo svedese Glenn Magnusson, vincitore l'anno scorso di una tappa al Giro d'Italia. In squadra ci sono anche 2 australiani, Rogers e White, e un atleta dello Zimbabwe, Jones. Continuiamo la presentazione affidando il microfono direttamente agli atleti. Mirko Puglioli, 24 anni, neoprofessionista. Sono Cristian Fanini di Lucca, ho 21 anni e sono un under 23. Gilberto Sattoni, di Voltana, 24 anni. Sono Michele Ferti di La Spezia, 24 anni. Pasquale Maurizio di Trapani, è il 4° anno da professionista. Michele Massa, 21 anni, neoprofessionista. Nicola Castaldo, 30 anni, neoprofessionista. Giuseppe Valdoni, 22 anni, neoprofessionista. Samuele Breschi, 23 anni, elite. Sono Federico Profeti, ho 25 anni. Andrea Patuelli, 27 anni, terzo anno da professionista. Diego Cervelli, under 23. Manuel Scopsi di La Spezia, 24 anni. Massimiliano Mariotti, 18 anni, under 23. Diversi corridori sono arrivati dalla Paultex d'Avenza, squadra di dilettanti. Il neoprofessionista cannone, velocista, si è rotto la clavicola in Messico durante una gara. Non manca un nipote d'arte, Massimo Gimondi, figlio del fratello di Felice. Sicuramente è un nome importante, infatti nel giro, come sanno tutti, ha vinto tantissime corse. Adesso ripetere le sue imprese sarà un po' difficile. La tua carta d'identità, il nome Massimo e il cognome Gimondi, e poi? Sono nato a Bergamo il 28 aprile 71, sto per lavorare in economia e commercio, questo è il primo anno da professionista.
Il toscano Gino Paolini, neoprofessionista, ha vinto in gennaio una tappa al Giro di Venezuela. È partito benissimo, nonostante questo ha mantenuto l'umiltà. Sono rimasto a bocca aperta, posso dire. È tutto un altro mondo, devo ancora imparare tante cose e niente. Spero di poter riuscire a ottenere qualcosa. Innanzitutto devo fare molta esperienza, mi sa. Il sogno di Sandro Giacomelli, di Empoli, 26 anni. L'anno scorso 14 piazzamenti nei primi 5. Mi piacerebbe molto Milano-Sanremo, ma sono corse che hanno obiettivi molto alti e devo fare ancora non uno scalino, ma due scalini in più per arrivare davanti a quelle gare lì. Direttori sportivi dell'Amore Vita Forza Arcore sono Gianluigi Barzottelli, Roberto Pelliconi, Sandro Lerici, team manager Giuseppe Lanzoni. L'anno scorso abbiamo fatto 21 vittorie, qualcuna di qualità, qualcuna no, quest'anno puntiamo più alla qualità e penso di avere dei corridori, degli elementi che potranno sicuramente darci soddisfazioni e tra questi il nostro capitano Glenn Magnusson che quest'anno sicuramente si vedrà non solo per le volate ma anche nelle grandi classiche in linea. Ancora non è partita l'americana, quindi abbiamo ancora il tempo. Diretta quando mancano 63 giri alla conclusione. Attenzione, al comando la coppia numero 4, Colinelli-Wolf, la coppia numero 7, Wegerby-Madsen, la coppia numero 8, Hermenot-Monen, la coppia numero 10, Kurusche-Perez e la coppia numero 13, Frigo-Van Slyck. Mentre ora c'è, attenzione, un terzetto al comando, le coppie contrassegnate dai numeri 1, 5 e 12. Attacco del terzetto 1, 5 e 12. Mentre ora vedete la testa del gruppo, ora sono sul rettilineo opposto in prima posizione con il numero 12, Torich. Poi c'è Llaneras, attenzione, un attacco molto importante. Llaneras che ha il numero, Llaneras ha il numero 1, il campione del mondo, e poi c'è il numero 12, vale a dire Cannone con Steinweg. Attacco, ecco qua con il numero 5, ora vedete Baffi che dà il cambio, ecco Baffi che dà il cambio al suo compagno Andreas Kappes. Attacco Kappes, poi 5, il 12, ricordiamo, è 40, e poi gli Llaneras conquistano il giro. Ecco, si ricompone il gruppo, non è partita la coppia numero 9, vale a dire quella composta da Benetton e Citone, i due giovani che erano in ultima posizione con 22 giri di ritardo. Auro Bulvarelli, cosa è successo? Perché sono stati neutralizzati Benetton e Citon? Stiamo raggiungendo il box di uno juniores del veronese Zambelli che era in maglia rosa e poi è caduto. Cosa è successo Zambelli? Niente, cose che succedono. Siamo tutti vicini, molto vicini, andiamo veloci. Ha dato una sbandata, ho preso dentro la ruota di quello davanti e... Se il collega Ciotti magari può fare un primo piano su delle scoriazioni, nulla di grave comunque. No, roba da ciclista. Peccato, hai perso la maglia rosa. Non so, beh, comunque ancora lunga la stagione, possiamo rifare. Linea De Zan. Ed ecco che siamo ritornati sul tabellone. Come vedete la coppia numero 9 ha tutte le luci accese. Sono neutralizzati. Auro, per quale ragione? Se non riesci a trovare i due, rivolgiti a Patrick Sercu, che è il direttore di riunione, e da Sercu potrai sapere esattamente cos'è successo. Mancano 51 giri alla conclusione. Auro, hai notizie? Io ho già qualche notizia adesso. Benetton e Citton sono giù negli spogliatoi. Benetton non si sentiva bene, ha un po' di nausea, mal di stomaco, quindi sono stati neutralizzati. Benetton ha preferito non correre. Auro, guarda, visto che c'è Sercu proprio qui sulla linea del traguardo, sta discutendo con Cribiori. Vuoi farti spiegare per favore da Sercu che cosa succede sino a quando verranno neutralizzati, un po' il meccanismo della neutralizzazione? Auro e Patrick Sercu.
Mixer Q, Benetton e Citton non stanno correndo, Benetton ha dei problemi fisici, cosa succederà adesso? Ma Benetton è neutralizzato fino alle 20 per questa americana, perché lui gira un po' la testa per questo fatto lì. Citton non può partecipare all'americana perché da solo perderanno un giro e stasera vediamo se può continuare. Quindi se Benetton starà meglio stasera, tutti e due riprenderanno la gara. E intanto vediamo che c'è in atto un attacco molto importante delle coppie Marco Villa e Gilmour, la numero 3 e la numero 6, quella di Risi e Béchard, un'azione molto importante. Ecco che vediamo che le due formazioni si accodano, quindi l'attuale situazione, un'occhiata al tabellone, vediamo che a pieni giri ci sono la coppia numero 1, Llanera Salzamora, la numero 3 Villa Gilmour, la numero 4 Collinelli Wolf, la numero 5 Baffi Kappes, la numero 6 Risi Béchard, la numero 7 Vegerby Madsen, la numero 8 Hermenot e Monen. Mentre vogliamo riepilogare la classifica generale, Davide Cassani. Sì, in questo momento in testa ci sono Baffi Kappes con... Mentre scusa va all'attacco con la maglia rossa Madsen. Alla stessi giri ci sono Vegerby e Madsen, quindi la coppia con la maglia rosa De Wilde e Martinello hanno in questo momento un giro di ritardo. Quindi in difficoltà possiamo dire Martinello con Etienne De Wilde, ma già anche ieri nella sei giorni pomeridiana il tandem in rosa ha avuto una leggera flessione a metà americana, poi ha ripreso e alla fine ha vinto. Sono corridori di grande esperienza, non dimentichiamo che De Wilde è il plurivittorioso con 35 sei giorni vinte, Martinello è ormai il numero uno confermato di questo circuito delle sei giorni, quindi sono molto esperti e probabilmente cercheranno di sparare le loro cartucce ed nel ecco finale. Infatti, ed ecco infatti che Martinello si porta in testa al gruppo, era rimasto tranquillo, aveva osservato quello che succedeva, cambio Martinello De Wilde. Difatti vedete aspettano gli ultimi minuti per poi sferrare attacchi decisivi quando le altre coppie di solito sono un po' più stanche. Quindi Martinello De Wilde alla caccia del gruppo, alla caccia del gruppo per recuperare il giro di ritardo, è un'azione molto importante. Infatti Martinello e De Wilde avevano un giro di ritardo in questa americana del pomeriggio. Cambio De Wilde e Martinello, mancano 35 giri alla conclusione. Ecco che la nostra regista ci ripropone il cambio, ormai è diventata d'attualità questo modo di cambiare con le mani, non più con il salamino come si diceva una volta, cioè con quell'aggeggio di gomma che veniva posto sulla schiena. Davide. Sì, è il meccanismo migliore, dove perdono molto meno tempo, acquistano subito immediatamente velocità. In questo momento, quando i corridori, come si dice in gergo, è in caccia, marciano a una velocità di 56-57 km orari. Allora, appena De Wilde avrà recuperato il gruppo, è una fase molto importante. Infatti Martinello e De Wilde avevano un giro di ritardo, ricordiamo che Martinello e De Wilde sono i leader della classifica generale, avevano un giro di ritardo, ora mancano ancora una cinquantina di metri, c'è cioè Martinello all'inseguimento del gruppo, sta per riportarsi nella scia del gruppo ed ecco che Martinello ha recuperato il giro di ritardo, quindi tutte le grandi coppie a quota zero. Linea a Bulbarelli. Sono qui con Cristiano Citton, da cui vorremmo avere qualche notizia sul suo compagno Mario Benetton, che non si è sentito bene e quindi non hanno potuto prendere parte a questa americana. Sì, vi assicuro che non c'è niente di grave, il dottore ha diagnosticato che c'ha dei giramenti di testa, quindi un po' di pressione bassa, ma comunque questa sera tornerà sicuramente in corsa, non c'è nessun problema. Citton e Benetton, ricordiamo, campioni del mondo di inseguimento, una sei giorni questa nella quale non vi state comportando piuttosto bene, siete ultimi in classifica, come mai? Ma sai, questa sera abbiamo intenzione di ribaltare la classifica, no, sto scherzando. Niente, la prima sei giorni, questi specialisti qui vengono fuori da, questa è la tredicesima che partecipano, quindi sai, un po' di cambio di ritmo, che non è, già essere un po' abituati per fare questo lavoro.
per noi è la prima, stiamo prendendo le botte, speriamo un giorno di riuscire a fare qualcosa di meglio. Annunciato battaglia Citton, linea De Zan. E va all'attacco Colinelli, la coppia numero 4, quella composta da Andrea Colinelli e da Carsten Wolf, quando mancano 24 giri alla conclusione. Tanti auguri quindi di pronta guarigione ai due giovani Benetton e Citton, e tanti auguri di pronta guarigione anche al ciclocrossista Pontoni, che nello sprint, nel tentativo di conquistare il terzo posto al mondiale, è caduto e si è fratturato la spalla. Ecco, vedete la situazione, tutte le coppie a quota zero, quindi situazione ancora estremamente incerta, mentre proprio di fronte a noi un gruppo di fedelissimi, sempre nel nostro cuore, Gianni Bugno. È un fatto unico nel mondo del ciclismo, eccolo qua, ora è sempre Gianni Bugno nei nostri cuori. È sicuramente forse il corridore che ha avuto i tifosi più fedeli nella storia del ciclismo. Possiamo definirlo il corridore più amato dagli italiani. L'anno scorso era presente a questi 6 giorni, si comportò anche molto bene classificandosi terzo, quest'anno ha optato per un altro programma. Scusa, attenzione, è De Wilde, Etienne De Wilde, quando mancano 19 giri alla conclusione va all'attacco Etienne De Wilde, mentre sta guadagnando nettamente 50 metri di vantaggio, mentre in testa al gruppo c'è Baffi in terza posizione, Curuche, attacco, ora è Martinello in prima posizione, al suo inseguimento c'è Adriano Baffi, mancano 17 giri alla conclusione di questa americana pomeridiana. Allora la situazione, Martinello, maglia rosa, vale a dire il leader della classifica generale. Sì, è ancora il leader, però adesso ha ripreso anche la leadership in tempo reale, anche se Colinelli sta cercando insieme a De Wolf di guadagnare il giro. Vogliamo ricordare che Baffi ha vinto la seconda gara dietro Derni. Villa ha vinto la prima, i giri sprint sono stati vinti dalla coppia Colinelli-Wolf, che con i punti acquisiti hanno anche guadagnato un giro, perché quando una coppia riesce a raggiungere 100 punti gli viene abbonato un giro. E intanto vediamo De Wilde, ma nella scia di De Wilde c'è pronto Adriano Baffi, un break su quanto è successo nella 6 giorni dei dilettanti, cambio di De Wilde con Martinello. Sì, nei dilettanti c'è ancora una situazione abbastanza lineare, al comando Zambelli Colombini con 60 punti, al secondo posto Stefani Gelain con 51, sono entrambe delle coppie venete. Intanto vogliamo ricordare che nelle gare di ieri, nelle gare pomeridiane, i corridori hanno voluto onorare con un minuto di silenzio la memoria di Dante Ronchi, il collega recentemente scomparso. Mancano 10 giri alla conclusione, con la 4 è nettamente al comando, la 4, e intanto possiamo ricontrollare sul tabellone quello che sta succedendo. A pieni giri troviamo la coppia numero 4, vale a dire quella formata da Andrea Colinelli e da Carsten Wolf, 9 giri alla conclusione, vedete 0 per la coppia numero 4, il 99 significa che la coppia numero 9 viene neutralizzata, ed ecco la coppia numero 4, mentre in testa con la maglia verde vedete Risi. Allora, al comando con un giro di vantaggio, la coppia formata da Andrea Colinelli, medaglia d'oro ad Atlanta nella prova di inseguimento individuale, eccolo qua in quadrato. Colinelli sta andando molto bene. Sta andando veramente bene, da corridore da corse di un giorno, da inseguitore, si sta trasformando anche in corridore da 6 giorni, ha partecipato a 6 giorni in questa stagione, sta veramente facendo grande esperienza, e difatti, se non cambia niente, questa americana sarà vinto proprio dalla coppia Colinelli-Wolf, perché è l'unica coppia a 0 giri. E Colinelli-Wolf andranno anche al comando della classifica generale, infatti sono 3, ricordiamo, 4 le coppie a pieni giri, Valire De Wilde, Martinello, Cappes, Baffi, Wolf, Colinelli, Madsen, Vegeberg. In caso di vittoria di Colinelli e Wolf, sempre con un giro di vantaggio, i due, abbiamo visto un dribbling veramente incredibile da parte di Colinello, i due
non solo vincono l'americana, ma vanno al comando della classifica generale. Allora, vanno al comando della sei giorni. E ora la nostra regista, mentre ecco la nostra regista che ci ripropone questo passaggio pericolosissimo, ha rischiato veramente molto. Ma eccoci allo sprint. Attenzione, Andrea Kappes con il numero 5, il tedesco Kappes in testa, mentre c'è Wolf che vince lo sprint davanti a Baffi, con Risi in terza posizione, con Weberghi in quarta. Allora l'americana è stata vinta dalla coppia numero 4, Collinelli Wolf, che si portano a zero giri. Però per i punti è ancora al comando la coppia numero 2, De Wilde e Martinello con 161 punti, poi Kappes, Baffi, Wolf, Collinelli e Madsen, Vegebri, quindi quattro coppie con zero giri. E con la ripetizione dello sprint di questa americana ripassiamo subito la linea a Giorgio Martino. Ed eccoci appunto al replay con il successo della coppia numero 4, Collinelli e Wolf, che dunque raggiungono le altre tre coppie a zero punti, sono insieme. Primo posto, come abbiamo detto, sempre per Martinello De Wilde, e con questa situazione si andrà alla sessione serale di questa terza giornata. Prossimo appuntamento televisivo 18:20 con lo sport su Rai 2 per Sportsera. Invece per quanto riguarda la sei giorni, oggi abbiamo una serie di serate pienissime di sport, ovviamente con il campionato di calcio, con edizione speciale di 90 minuto e stadio sprint alle 22:30 su Rai 1. Noi con la sei giorni ci vediamo su Rai 2 intorno all'1:20 per il racconto di questa terza giornata. Grazie dell'ascolto, buon pomeriggio. Su pista, il peggio dunque è passato. Se le statistiche vogliono la terza come tappa critica, la conferma è arrivata proprio ieri. Un rischio durante l'americana del pomeriggio, il peggio durante quella serale. Un cambio sbagliato in uscita di curva da parte di Benetton Citton, distrazione, forse inesperienza. Cinque corridori sul parquet. Ad avere la peggio, Béchard e Citton. Per i due addio sei giorni, per Béchard addio ai sogni di vittoria. E così la giornata è trascorsa senza altri sussulti. In cronaca determinante la vittoria della coppia Martinello-De Wilde nell'americana della notte. Il binomio conserva per il secondo giorno la maglia rosa, per il secondo giorno la vetta della classifica generale. E a proposito di quello che può succedere, di come viene vissuta un po' questa atmosfera, questa situazione, anche qualche volta queste apprensioni, questi rischi, Auro Bulbarelli è di nuovo nella zona dei corridori, dove ci sono non soltanto i corridori ma anche gli amici, i parenti, i tecnici, dove c'è un po' tutto il mondo degli addetti ai lavori. Sentiamo Auro Bulbarelli allora. Vorrei fare una puntualizzazione a termini di regolamento. Chi meglio di Ruffino Martellini, giudice internazionale, può darci qualche spiegazione? Citton e Benetton hanno dovuto per forza di cose ritirarsi. Béchard, doppia frattura, anche lui si è ritirato. Risi, uno dei favoriti, lo svizzero Risi, è rimasto da solo. Che cosa succederà adesso? Succederà questo: adesso per il momento Risi rimane riserva perché lo permette il regolamento. In attesa, diciamo così, è una parola brutta, però, che si formi una nuova coppia, una probabile coppia, perché in questo momento, diciamo, c'è una coppia un po' in sospeso che potrebbe essere affiancato a Risi. E per il 40 è il tedesco Doric, giusto? 40 ha dei problemi anche lui alla clavicola, e non si sa, speriamo che continui, però c'è il rischio che debba abbandonare. Allora si dovrebbe formare la nuova coppia Risi-Doric. E eventualmente questa sera? Sì, forse stasera, ma diciamo Risi può essere neutralizzato come riserva per 24 ore, però cioè, fino a domani si potrebbe aspettare. Grazie a Ruffino Martellini, in bocca al lupo per il suo ruolo al Tour de France, linea Martino. Allora dunque, in attesa che Bruno Risi trovi eventualmente un compagno per proseguire, noi invece proseguiamo nel consueto programma del pomeriggio sportivo. Naturalmente vi parleremo di sei giorni, ma non solo di sei giorni, i giochi olimpici invernali in Giappone, ma anche il campionato. Ieri c'è stato campionato, una giornata piuttosto importante, anche se poi alla fine le prime tre hanno ottenuto lo stesso risultato di parità. Vediamo nel servizio di Carlo Nesti. Risi in seconda posizione,
Risi, Piazza Gilmore, terzo Cappes. Allora Risi bersagliato dalla sfortuna, Risi grande favorito, attualmente corre da solo, può correre solo le gare individuali, in attesa, verrà neutralizzato per l'americana, in attesa che la giuria gli trovi un compagno. Allora Risi ha vinto la seconda batteria del Derny, mentre la regia ci ripropone lo sprint finale, lo sprint nel quale Risi si impone nettamente davanti a Gilmore. E allora dalla diretta io passo alla registrazione, chiedo infatti che la regia mi riproponga le fasi conclusive del primo Derny, della prima prova Derny, nella quale erano impegnati Martinello, Vegherby, Collinelli, Llaneras, Curuchet, Cannone e 40. Ed è Llaneras, lo vedete, questa ripeto è la registrazione della prima prova di Derny, quella che ha aperto praticamente la riunione pomeridiana. Con il numero uno c'è Llaneras, lo attacca Collinelli, sta andando molto bene Collinelli in questa sei giorni. Molto bene, è la sua settima sei giorni della stagione, sta acquisendo esperienza sei giorni dopo sei giorni, è diventato uno dei uomini principali, uno dei più forti del circuito delle sei giorni. Ed ecco che Collinelli si porta in prima posizione a qualche difficoltà, mentre ecco Martinello all'esterno recupera e vince. Allora nell'ordine Martinello, Collinelli, Llaneras e Vegherby, questo è l'ordine d'arrivo, vi abbiamo mostrato prima la diretta, ora la registrata delle due prove derby. E a questo punto linea Bulbarelli. Silvio Martinello, abbiamo appena visto la tua vittoria nel primo Derny, c'è da dire però che a inizio pomeriggio eravate in testa alla classifica generale, tu e De Wilde, adesso dovete rincorrere Baffi. Sì, erano passati 200 punti, ci troviamo a un giro di ritardo, adesso dobbiamo inseguire, ma credo che abbiamo la possibilità di farcela ancora. Ok, linea De Zan. Allora riprendiamo la linea qui dal nostro salottino, dove riprende il ping pong con il Giappone, la linea torna ai giochi olimpici invernali. Immagini in diretta, un aggiornamento per quanto riguarda la situazione invece dei professionisti. Al comando ci sono Baffi e Cappes, che sono la coppia a pieni giri, hanno un giro di vantaggio nei confronti di Martinello De Wilde e Vegherby Madsen, poi a due giri Villa, Gilmore e Collinelli Wolf, e quindi sono queste cinque coppie quelle che si contenderanno il successo finale sabato. Per quanto riguarda i punti, la coppia che ha totalizzato il maggior numero di punti è quella composta da Martinello e De Wilde, però hanno un giro di ritardo nei confronti di Baffi e Cappes. Torneremo a occuparci della sei giorni dei professionisti dopo il prossimo collegamento con il Giappone, avremo anche una americana conclusiva della sessione pomeridiana. Linea ancora ai giochi olimpici invernali. Ed eccoci ancora al forum di Assago, la caduta e qualche inconveniente hanno leggermente ritardato il programma di oggi, è ancora in corso la gara degli juniores, quindi c'è un leggero ritardo per quanto riguarda l'americana, che speriamo di poter avere poi nella sua completezza entro il programma pomeridiano, altrimenti avremo naturalmente tanto spazio anche questa sera per i riepiloghi e ovviamente per le dirette del nutrito programma serale di questa quarta giornata. Ma restiamo ancora al ciclismo e come sempre abbiamo fatto in questi pomeriggi una incursione nel mondo della strada. Oggi Auro Bulbarelli ci presenta la nuova formazione della Brescialat. Un bresciano puro sangue, capitano di una formazione bresciana. Enrico Zaina, 30 anni, ex gregario di lusso di Chiappucci, è il numero uno della Brescialat Liquigas. La politica di Zandegù, Bordonali e Perini è la stessa da anni, puntare sui giovani. Non a caso in questa squadra ci sono gli ultimi due vincitori del Giro d'Italia dilettanti, ovvero Sgambelluri e Mason. Ben cinque i neoprofessionisti, oltre a Mason, figura il moldavo Ivanov, Moreni e Rastelli. Qui siamo a San Vincenzo, Costa Etrusca, dove Zaina e compagni si stanno allenando. Fatica, determinazione, ma anche tanta allegria. Vince la 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 la, 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 vince la 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 la, vince. No, tutto da rifare. Sia Sgambelluri sia Mason li vedo sotto una luce importante, di corridori che faranno anche al primo Giro d'Italia Mason e al secondo Sgambelluri saranno protagonisti.
ne sentirete parlare di questo Mason perché veramente ha volontà, classe e determinazione. Beh, chiaramente il Zaina è il nostro capitano simbolico e anche effettivo, a tutti gli effetti, ma poi ci sono corridori come Piccoli, come Serpellini, ancora giovanissimi, Serpellini ha 25 anni, Rastelli, e con Contrini, che noi abbiamo grandissima fiducia in questo ragazzo, il gruppo sportivo veramente maturo per fare un salto di qualità. Il Giro d'Italia e la Vuelta restano i nostri obiettivi. Per quanto mi riguarda, il Giro d'Italia è la corsa più importante, la corsa che sento di più e che mi ha dato maggiori soddisfazioni. Spero di cancellare un 97 così un po' altalenante. Il quarto posto della Vuelta mi ha ripagato in poco di una stagione sfortunata. Con questa squadra, con due sponsor bresciani, sono quasi convinto di poter far bene. Avendo anche un po' più di fortuna si può centrare un risultato. Enrico lo conosco già da parecchi anni, abbiamo corso insieme alla Mercatone quando io ero al primo anno. È un ragazzo bravissimo, penso che non ci sia nessun problema. Ecco, se lui aveva la condizione che aveva due anni fa quando ha fatto secondo o terzo al giro, penso che si faranno delle belle cose. Sto improntando una preparazione tipo l'anno scorso e che si basa sul Giro d'Italia soprattutto, e spero di far bene là, e se poi c'è la condizione anche puntare qualche tappa alla Vuelta. Dove va forte Mason? Ma più che altro vado forte in salita, sulle grandi salite lunghe, specialmente se possibile dure. Poi mi difendo bene anche sul passo così, ma non tanto, preferisco più salite che il resto del percorso. Quale sarà il tuo ruolo quest'anno nei confronti di Zaina? Ma questo non lo so ancora, però io come ho detto spero di aiutarlo in salita se riuscirò, e di essere a disposizione sia sua che di Sgambelluri, che saranno i capitani al Giro d'Italia. Uno dei temi dominanti di questa sei giorni era l'assenza dei corridori di strada, gli stradisti appunto, gli uomini che hanno il maggior prestigio e che possono richiamare il pubblico. Ci sono state parecchie polemiche a riguardo, sentiamo anche l'opinione di un grande campione della strada ma anche della pista, in pista ha ottenuto i risultati anche più importanti della sua carriera, da un campionato del mondo al famosissimo record del mondo, Francesco Moser, che è stato intervistato da Auro Bulvarelli. Francesco Moser, le sei giorni sono spettacoli che possono andare bene alle soglie del 2000? Dipende sempre dall'interesse della gente, possono andare bene nella maniera in cui c'è interesse. È certo che da noi il pubblico è un pubblico di tradizione, vorrebbe vedere i corridori della strada anche in pista, e questo sarà sempre meno possibile perché i corridori della strada guadagnano molto di più e non si dedicano più alla pista. Sì, ma gli italiani vogliono gli italiani, e perciò bisognerebbe portare qui Cipollini, Bartoli, però sono corridori che non hanno le caratteristiche. Sì, l'unico sarebbe Cipollini, ma gli altri non li vedo come pistarda, ecco. Prima era possibile che uno stradista vincesse anche l'inseguimento, per dire, io ho provato a vincere il campionato del mondo della pista. Oggi è difficilissimo che ci sia un corridore che fa la stagione su strada e poi va là in pista e vince sulla pista, perché ormai anche le squadre non ci pensano neanche di andare a fare le corse in pista. Il dilemma è molto semplice, lo stradista dice non vengo alla sei giorni perché mi può far male in vista delle corse su strada, la realtà potrebbe essere un'altra, è inutile che venga a prendere 10 milioni quando stando a casa guadagno di più. Non è che guadagna di più, guadagna abbastanza per non andare a fare questo straordinario, chiamiamolo così. Francesco Moser, come si diceva, indubbiamente uno dei campioni che ha saputo suscitare e stuzzicare la fantasia non solo degli sportivi ma anche di quelli che ancora non erano sportivi, soprattutto dei bambini. Proprio in tema di bambini c'è stata l'organizzazione di un tema a carattere sportivo, e vediamo poi il servizio in relazione a un tema ispirato proprio da Francesco Moser.
Tema, il ciclismo. La bicicletta, il ciclismo è bello perché è festa, è domenica. E qui alla Sei Giorni ci sono le luci, l'orchestra, i corridori sembrano tanti fiorellini colorati, come nei prati. Un giorno ero in campagna e c'era il tempo brutto. La mia mamma non voleva farmi uscire a giocare. Poi il cielo è diventato di tanti colori. C'era l'arcobaleno. Io non l'avevo mai visto. Mi piace il ciclismo perché c'è un corridore che ha la maglia come il cielo. Mosè era vestito come i colori di quel giorno e a me piace il ciclismo perché Mosè è come l'arcobaleno. E a proposito un po' di revival, questo servizio ovviamente, come avete potuto vedere dalle immagini, era datato quando Francesco Moser era campione del mondo. A proposito appunto di revival, di emozioni del passato, di qualcosa da rivivere, da rivisitare insieme, qui in occasione della Sei Giorni al Forum di Assago è stata allestita anche una mostra fotografica per quanto riguarda il ciclismo. Vediamolo insieme. Return to me, oh my dear, I'm so lonely. È difficile ripercorrere una Sei Giorni lunga una storia solo con le immagini di una cinepresa, immagini che fuggono, oppure con i ricordi di chi in quegli anni non c'era ancora. Non c'è fascino poi tra le pagine degli almanacchi che ricostruiscono carriere e successi solo a numeri. Meglio fermarsi a guardare, tornando indietro col tempo, attraverso gli scatti di chi quella Sei Giorni l'ha vissuta per intero. Una storia di foto più o meno lontane. Hurry home, won't you please hurry home to my heart. Volti noti, inedite scene di una storia lunga una vita, tornata attuale dall'immagine immortale di una foto in bianco e nero. Abbiamo rivisto un po' gli ultimi, ma anche quelli lontanissimi dai vari McNamara, Kramer, che avevano veramente suscitato la fantasia di tantissima gente. Addirittura Kramer era un famoso corridore di Sei Giorni a fine 800-900 e il papà del famoso maestro d'orchestra Gorny Kramer gli diede proprio questo nome. Kramer era infatti il nome di battesimo in omaggio a questo grande seigiornista di un'epoca molto lontana. Torniamo invece al presente, Auro Bulbarelli è in linea. Prima di dare la linea a De Zan volevo riportarvi una frase di Marco Villa. Gli ho chiesto, adesso che Risi è rimasto da solo dopo l'infortunio a Béchard, chi vincerà questa Sei Giorni? E Villa ha detto, naturalmente io in coppia con Gilmour. Molto sicuro di sé Villa, dice che si trova benissimo con Gilmour. Adesso sono al quinto posto ma hanno annunciato battaglia. Va bene Auro, allora l'americana è in corso e quindi linea Adriano De Zan per seguire l'atto conclusivo di questa sessione pomeridiana. A te Adriano. Ecco, a titolo di cronaca vorrei ricordare che Villa con Gilmour ha due giri di ritardo con un totale di 196 punti. Siamo a 71 giri dalla conclusione e all'attacco è partita la coppia in maglia rosa, vale a dire Martinello e Etienne de Ville. Ora c'è Martinello in testa, Martinello all'attacco, mentre come vedete ci sono la coppia numero 1, la 7, la 10 e la 13 al comando a pieni giri, vale a dire la coppia numero 1 Llanera Salzamora, la coppia numero 7 Vegerby Madsen, la coppia numero 10 Couruchet Perez e la coppia numero 13 Frigo Van Slyck con la coppia numero 14 Fulst Breikia. Queste coppie sono andate subito all'attacco, hanno guadagnato una tornata ed ora al contrattacco troviamo appunto la maglia rosa. C'è Etienne de Ville che è ormai in vista della coda del gruppo, sta per dare il cambio a Martinello. Attenzione, coda del gruppo, maglia rosa. Vediamo appunto, rimaniamo sulla coda del gruppo, coda del gruppo, perché c'è Martinello, Martinello che ha una ventina di metri di ritardo dal numero 12, sta per rientrare
Ecco che Martinello dà il cambio a De Wilde, ecco qua, perfetto cambio Martinello De Wilde all'attacco, i due leader della classifica, e recupera il giro De Wilde, classifica che dopo le prove pomeridiane vede due coppie a quota zero, cioè a giri pieni, quella formata dal tedesco Kappes e da Adriano Baffi. Ma attenzione, grazie al giro guadagnato, e la regia ci ripropone appunto il cambio, De Wilde e Martinello sono ritornati al comando mentre va all'attacco il numero 4, maglia gialla, 4, eccolo qua, 4 Colinelli. Colinelli che sta disputando una bellissima sei giorni, un po' in ombra l'anno scorso, studia da senatore, ha titolato la Gazzetta dello Sport oggi. Sì, l'anno scorso un po' in difficoltà, era le prime esperienze, ottimo inseguitore, campione olimpico, campione del mondo del quartetto sempre nell'inseguimento. Quest'anno si sta facendo una grande esperienza, ha partecipato a 7-6 giorni e soprattutto qui nel Forum di Milano sta dimostrando di essere ormai all'altezza della situazione, uno tra i migliori tra i partecipanti. Intanto vogliamo fare i complimenti e ringraziare lo staff che dirige tecnicamente la sei giorni, sempre disponibili, perfetti, non ci sono soluzioni di continuità, hanno immediatamente mandato in pista i professionisti proprio per consentirci di poter seguire, almeno ci auguriamo, sino al termine questa americana. La situazione dei dilettanti, Davide Cassani, mentre vedete all'attacco ancora Colinelli. Si è conclusa da pochi minuti la prima americana della categoria juniores, vinta dalla coppia numero 13, Menas Fabiondo della Lombardia. Comunque al comando ci sono sempre Zambelli Colombini del Veneto con 72 punti, al secondo posto sempre dal Veneto la coppia Stefani Gelain, mentre i vincitori dell'americana si sono portati in terza posizione. Mentre Colinelli sta per recuperare un giro in classifica generale, Colinelli che è in coppia con Wolf a due giri di ritardo, 190 punti. Allora attenzione, ecco il cambio tra Colinelli e Wolf, sono loro all'attacco, stanno per recuperare, mentre ora va all'attacco la coppia numero 12, attenzione numero 12, Ivan 40 con Doric, attacco di Doric, maglia, ecco cambio Doric con 40, cambio è la coppia numero 12, e anche la numero 11 va all'attacco, si sta portando nella scia di Doric, c'è Steinweck numero 11 che va all'attacco. Intanto vedete appunto con il numero 12 l'attacco di Doric con 40, nelle immagini che spesso la regia vi ripropone, immagini di vecchie sei giorni, noi vediamo spesso Strumolo, il dottor Vittorio Strumolo, che è stato l'ideatore, l'organizzatore della